Debutta in borsa su Lime, Matica Fintech, PMI innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali destinate a istituzioni finanziarie governative. Primo giorno di quotazione su Lime. Innanzitutto questa esperienza, questo percorso, com'è andato? Ma è andato bene, anche se devo dire è stato intenso e abbastanza lungo, però direi bene, nel senso che è stata un'esperienza formativa per tutti e oggi cerchiamo di raccogliere i frutti del nostro lavoro. Allora, produzione, ingegnerizzazione, commercializzazione di sistemi di pagamento digitali, le card. Voi vi siete quotati proprio nel momento perfetto in cui si parla di cashless, insomma il vostro business è in decollo, Presidente. Ma il cashless è un trend mondiale, devo dire che ormai da parecchi anni è inarrestabile. In Italia siamo ancora delle percentuali più basse rispetto agli altri paesi, ma non c'è dubbio che è un mercato enorme, davvero. Allora, punto di arrivo o punto di partenza, Presidente? No, assolutamente un punto di partenza per la nostra impresa che vuole espandersi dall'Italia nel mondo. Cosa ne farete con i soldi raccolti? Parliamo di una raccolta che è all'incirca poco meno che 7 milioni di euro. Ma l'idea è di crescere perché abbiamo già dei ottimi fondamentali, quindi l'obiettivo primario è crescere per linee esterne e chiaramente anche ottimizzare quelli che sono i nostri processi produttivi. Queste sono le due cose principali. L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito al collocamento di 3 milioni e mezzo di azioni ordinarie di nuova emissione per una raccolta totale di 6,9 milioni di euro, comprensivi di Green Shoe, di cui il 43% destinate a investitori esteri e il restante ai primari investitori istituzionali italiani. L'operazione è stata eseguita in aumento di capitale riservato al mercato e 525.000 azioni esistenti di proprietà di Matica Technologies, corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale. Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 2,6 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, professionali e retail. Airtop Consulting è stato l'advisor finanziario di Fintech Matica, questa società che opera nel settore dei pagamenti online. L'abbiamo seguito in tutto il percorso di quotazione con un grande ritorno sugli investitori, una grande attenzione a questo settore di business che sta crescendo in maniera significativa sul segmento AIM di Borsa Italiana. Rappresenta per noi la terza operazione di advisor finanziario su AIM e la 30ª operazione di quotazione. Quindi è un mercato che sta crescendo in maniera importante, sta dando soddisfazione a tutte le piccole e medie imprese, specialmente quelle innovative che hanno obiettivo raccolta per sviluppare il loro modello di business e crescere sul mercato dei capitali attraverso uno strumento di finanza alternativa. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 1,71 euro e sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 18 milioni di euro. Il flottante della società post quotazione è pari al 33,39% del capitale sociale. Il percorso è andato molto bene ed essere qua oggi direi che lo testimonia in modo assoluto. Queste operazioni sono sempre un pochino delle incognite quando partono, non solo per il mercato che in questo momento sembra essere molto positivo e accoglie con favore queste espressioni della media impresa italiana, piccola media impresa italiana. Però le incognite, insomma, sono sempre quelle di un'operazione complessa che raggruppa gli aspetti di capital market e gli aspetti di un'operazione di M&A, perché c'è un profondo processo di due diligence, quindi una metabolizzazione dei dati della società che poi trova espressione nel documento d'ammissione, che è il documento che viene poi utilizzato chiaramente per il collocamento. Quindi evidentemente è andato tutto bene, siamo molto soddisfatti. Nell'ambito dell'operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi 4 milioni di Warrant Matica 2019-2022, assegnati gratuitamente, nel rapporto di un warrant ogni azione, a favore di tutti coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie alla data di inizio delle negoziazioni. Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Matica Fintech è stata assistita da IntegreSIM, Nomad Global Coordinator e Specialist, IR Top Consulting, advisor finanziario, Banca Valsabina, co-lead manager, Grimaldi Studio Legale, consulente legale, Audirevi, società di revisione e Studio Chiaravalli Reali e Associati, advisor fiscale.